Colpo di Stato in Myanmar, arrestata dai militari Aung San Suu Kyi che lancia l'appello. Non piegatevi. Allora sentiamo la cronaca di Cristiana Ruggeri e poi un profilo della Nobel realizzato da Filippo Goria. Vediamo. La situazione precipita nella notte italiana quando scattano le manette per la presidente premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi a poche ore dall'insediamento. Con lei finiscono in prigione decine di politici vincitori delle elezioni presidenziali di novembre, andate in modo schiacciante alla Lega Nazionale per la Democrazia. Il potere adesso è tornato nelle mani dei militari che lo avevano detenuto per 50 anni fino al 2011. Strade presidiate, linee TV e telefoniche fuori servizio per ore. Il presidente ad interim è il generale Min Sue, uno dei due vicepresidenti già in carica. Gli arresti arrivano dopo l'annuncio da parte dell'esercito dello stato di emergenza per un anno, a cui seguiranno elezioni libere e democratiche. Non arrendetevi al colpo di Stato. San Suu Kyi in cella nella capitale incita il suo popolo a non abbassare la testa. Immediate le reazioni internazionali. Dagli USA all'Unione Europea, dall'ONU all'Italia con la Farnesina, chiedono il rilascio della presidente e degli altri leader arrestati. Ma i militari che parlano in TV alla nazione non intendono cedere. Da settimane denunciano brogli elettorali e irregolarità alle urne, migliaia di preferenze di elettori morti, utilizzati secondo loro per pilotare il voto. E adesso si teme la reazione della popolazione. Destino paradossale.